Ciao raga, come state? Spero bene, io sto molto bene e soprattutto perché ho fatto un po' di shopping nell'ultimo periodo, cioè in questi 2 o 3 giorni. Perché diciamo che raga, devo partire, devo partire con la scuola, una gita scolastica di 2 o 3 giorni e 2 notti e niente, quindi ne ho approfittato per acquistare qualcosa di nuovo perché viaggio nuovo, vestiti nuovi, è una teoria che io porto avanti da anni. Comunque, sono qui, ho comprato un bel po' di cose. Zara, Pull&Bear, Bershka, solo che non ho più la busta. E anche Primark, perché da quando ho aperto ormai ogni volta che vado devo acquistare qualcosa. E poi ho comprato un paio di scarpe, però non ve le farò vedere in questo video, ma bensì in un altro. E niente, sono delle scarpe molto molto carine. E come sempre ho riflettuto un sacco prima di comprarle, perché ogni volta che devo acquistare un paio di scarpe è sempre molto tragica, cioè non so mai se comprarle realmente oppure no. Comunque, siamo pronti, ora vi faccio vedere tutto. Allora, secondo me è meglio partire dalle cose di Primark, che sono quelli un po' più... Allora, vabbè, la prima cosa che ho comprato sono... Okay. Allora, stanno nella busta di Zara, però fidatevi, c'era una busta di Primark che non trovo più. Comunque, ho comprato delle salviettine struccanti. Queste qui da Primark costano pochissime, tipo 1,52 euro, e struccano, devo essere sincera, o 2 euro, non ricordo. Vabbè, comunque, io ce l'avevo rosa, no, tipo salmone, color salmone, il pacchetto. Questa volta le ho volute provare verdi. In realtà, già le ho provate, ne ho presa una, però non mi piace molto l'odore. Ce le faremo andare bene fino a quando non finiranno. Poi, cos'altro ho comprato? Ho comprato i dischetti struccanti. Solitamente non li compro da Primark, cioè li compro dove capita. Questa volta mi trovavo da Primark, mi erano finiti i dischetti struccanti, ho detto li riacquisto anche perché mi servono. E niente, 1 euro. Sono 50 pezzi. Poi, cos'altro ho acquistato? Sono in questa busta di Primark che è finita, però c'è ancora qualcos'altro. Ho acquistato un pennellino, questo qui. Ahia, che dovevo acquistare perché ce lo volevo comprare, ma aiuto. Okay. Lo dovevo acquistare perché mi serviva soprattutto per sfumare tipo una matita qui, e quindi ho preso questo pennellino che è quello lì, tipo, non so come si chiama, tipo una sorta di, tipo per sfumare, raga, questo qui così super morbido. Spero funzioni. Solitamente una volta comprai un pennello da Primark, ma non mi piacque molto perché non mi piaceva come prendeva il prodotto, però boh, proveremo anche questo. L'ho pagato 1,50 euro. Niente, molto molto easy. Ok. Poi ho acquistato uno zainetto perché ho detto, vabbè dai, lo compro. Sinceramente in questa gita lo utilizzerò credo all'andata, cioè quando partirò da qui per andare poi dove devo andare, perché magari metto il cibo, l'acqua e tutto il resto. L'ho acquistato e ho detto è utile anche per qualsiasi cosa, secondo me è utile. Solitamente quando tipo, non so, vado a fare, cioè devo fare qualcosa, devo stare fuori tutta la giornata, qualcosa magari, non so, un picnic, una cosa del genere, porto sempre lo zaino, tipo una sorta di zaino scolastico che non utilizzo per la scuola, però è così. E quindi ho detto basta, lo compro. Non ho pagato nemmeno molto e l'ho pagato 11 euro. No. È medio grande, cioè non è troppo grande. Ed è molto carino, c'era anche nero però con le cerniere oro. Solo che l'ho preso così perché sì. È un po' più, non so, mi piace di più. Sono 340 grammi, vabbè. Ok, questo è lo zainetto, può essere utile e quindi l'ho acquistato. Poi, ultima cosa, raga, non so il perché ma mi sta calando la voce, comunque vabbè. Ultima cosa acquistata da Primark, non so raga, sinceramente mi andava così perché volevo prenderli. Comprato questi occhiali, devo ancora ben capire se mi stanno bene o mi stanno male. Secondo me, non lo so, forse sono un po' grandi.
Vabbè, però secondo me qualche foto carina può riuscire. Le ho pagate pochissime, raga, tipo 3,50 euro. Non lo so, vabbè, li ho presi. Penso che scatterò qualche foto e poi nel caso di qualcosa li riporrò nel mio cassetto, però molto carini. Poi, quindi da Primark finito, finito tutto. Però mi devo muovere perché sto perdendo un sacco di tempo. Allora, poi Zara, primo giorno che sono andata, ho acquistato un jeans a zampa. Devo dire la verità, mi piace molto, sia il colore, il lavaggio del jeans che in generale proprio il modello, che è appunto a zampa, come potete notare. Molto carino, non è nemmeno corto, soprattutto qualche volta mi capita che vado da Zara e non sempre, però ultimamente tipo mi capitò che provai un pantalone, raga, ma vi giuro mi arrivava al di sopra della caviglia. Quindi è anche abbastanza lunghetto, ci piace. E niente, l'ho pagato. Sta scritto 25,95, ma in realtà l'ho pagato 30 euro, però vabbè. Ok, questo. Poi, sempre primo giorno che sono andata a fare un po' di shopping, devo allontanarmi perché ce l'ho lì. Aiuto! Da Bershka, oddio, l'avevo vista anche sul sito e non so, mi piaceva. Ho preso questo blazer che non so, raga, se si vede. Però tipo quando ho scattato delle foto per... Oddio raga, mi sporcano. Ok. Sembrava tipo beige, ma vi assicuro che è tipo un verde... Verde... Non lo so, verde spento. Verde... Non lo so. Verde pastello spento. Ok. E allora, è di Bershka e... Raga, questa costava 45,99. Ma l'ho pagata tipo 22,95, 22,99, 23 euro, una cosa del genere. E niente. Comunque mi sta capitando che ogni volta che acquisto qualcosa da Bershka, i prezzi sono sempre proprio confusi. Tipo qui c'è 30, sta scritto 32 euro, ma in realtà l'ho pagata 23. Non lo so. Però vabbè, comunque questa è molto carina e la vorrei abbinare a quel jeans che ho fatto vedere ora. Ok, poi andiamo avanti. Shopping che ho fatto today. Allora, partiamo da Zara. Bel bottino, devo dire. Allora, ho acquistato un pantalone con questo lavaggio qui di questo grigio, che non lo so, mi piace un sacco. E mi piace anche il modello, come va. È un po' tipo... Non so, questo come... Straight. Vabbè, raga, comunque è tipo gamba dritta. Bello, mi piace. Di questo lavaggio qui. E l'ho pagato, mi sembra, 30 euro. 20, 29,95. Top, molto carino. Vabbè, raga, poi magari... non so, scatterò qualche foto. Comunque ci farò degli outfit su TikTok. Quindi vi invito a seguirci. Su TikTok ci chiamiamo Margherita... Trattino basso e trattino basso Giulia, mentre su Instagram Marghe Giulia Official. Vi aspettiamo. E niente. This is. Comunque i link dei social ve li lasciamo tutti nell'info box. Comunque niente, questo. Vabbè, l'avete visto. Poi ho acquistato un altro pantalone nero. Nero. Ed è un cargo molto carino, devo dire la verità, mi piace molto come va. Ha queste tasche qui dietro. Carino, anche questo l'ho pagato 29,95, sì. Molto molto bellino, ci piace molto e anche questo mi arriva al di sotto della caviglia, quindi va bene. E nada, anche super comodo, ci piace molto. C'era anche di altri colori tipo beige, grigio, blu. Bianco, bello, mi piace proprio come calza, quando calza si può dire, mi piace come veste. Ok, poi ultima cosa presa da Zara, devo dire la verità, non è che sono molto colorate le cose che ho preso, però vabbè, comunque sono belle. Ho preso questo body, wow, questo body qui. Nero, c'era anche tipo bianco e
e beige. Questo l'ho pagato 15,95 e raga, vi do un consiglio, se dovete, se magari la, non so, vi piace come modello perché è molto tipo stretto, è super bello, mi piace come, come veste, non calza, come veste, e, però secondo me una taglia in più alla vostra va meglio. Io tipo ad esempio indosso solitamente una S, però questo l'ho provato S, mi andava, cioè si andava, però comprimeva un po', mentre una M penso vada meglio. Quindi niente, questo consiglio, consiglio così. E niente, questo qui molto carino, mi piace un sacco come, come veste perché è bello stesso. Ed infine ultima cosa acquistata questa volta da Pull&Bear. Pronto? Cosa avrò acquistato? Perché sta così? Una borsa, raga, una borsa bianca. Io non ho borse bianche. Dovete sapere che io acquisto tutte borse nere, però non lo faccio apposta. Cioè, vedo certe borse che proprio mi colpiscono il cuore. E quindi niente, ce l'ho tutte nere. Ho detto basta, ne compro una bianca. E l'ho pagata 14,99. Sì, 14,99. Molto carina. Io non ho provato nemmeno la cerniera. Se però non funziona. No, dai, va bene. Bombastic Side Criminal Offer. Ecco perché suonava. Cioè, raga, voi non potete capire. Io ho acquistato questa borsa. Il ragazzo mi ha levato l'antitaccheggio, tutto ok. Io esco ovviamente con la mia borsetta nuova e suona tutto. Il ragazzo dice vai nel reparto, cioè nel, perché poi c'è anche un Pull&Bear maschile a fianco, dove, cioè, vabbè, ha detto vai che te lo ti smagnetizzano la borsa, tipo. E io sono andata. Però il problema è che aiuto, mica cosa c'è? Okay. Il problema, posso tutto, è che all'interno della borsa c'era un altro antitaccheggio. Colpa vostra che non siete abbastanza attenti. Comunque niente, borsetta bianca, super easy in realtà. Però non lo so, mi piace, è carino. Comunque è semplice, una borsa bianca secondo me serve. Anche perché l'estate è sempre più vicina, la primavera è arrivata. Quindi borse chiare ci servono. Non solo borse nere, non solo borse nere, marghe, promettelo. E niente, quindi questo è stato il mio shopping. Poi ho comprato anche una valigia. Ma già ve l'ho detto nel vlog, non è che io non ho valigie, però vivo la grandezza giusta per 2 giorni. Per partire... Aspetta, ora ve la faccio vedere. Aiuto! Oddio, ok. Perché dato che io la condivido sempre con... Che poi secondo me questa valigia è grande quanto quella lì che condivido con Giulia. No, forse quella è più grande. Vabbè, comunque solitamente condivido sempre le valigie con Giulia e quindi di conseguenza sono sempre abbastanza grandi perché se le dobbiamo condividere entrambe... E quindi niente, ne ho acquistata una per me. Eccola, questa qui, Rose Gold. E nada, molto carina, easy, easy. E nada, non credo di aver comprato qualcosa di make-up, mi sembra di no. Vabbè, io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ovviamente per restare aggiornate sul viaggio che farò con la scuola, seguitemi su Instagram perché lì vi aggiornerò storie e cose varie. Qui anche su YouTube comunque qualche short, forse qualche video. Il video dove preparerò la valigia con voi ci sarà sicuramente. E poi anche su TikTok penso che vi porterò in qualche mini giornata. Niente, vi mando un bacione. E appunto i link di tutti i social li trovate nell'info box. Qui vi scrivo anche da qualche parte tutti i nostri social. E niente, ciao!